Allora, buonasera e benvenuti alla prima puntata di questo format digitale di dialoghi di connessioni digitali, che sono appunto le connessioni che con Ufficio Stampa Basilicata abbiamo deciso di realizzare per poter dialogare, poter affrontare i temi del futuro. La fase che stiamo vivendo non lo ripetiamo, insomma, è una fase complessa, difficile, che però ci può dare l'opportunità di riscrivere il tempo futuro, di capire cosa saremo nel tempo futuro e ovviamente di riprogrammare la ripartenza, non solo in Basilicata, ma anche ovviamente in tutta Italia. Con le connessioni proveremo a dialogare appunto con i makers, cioè coloro che fondamentalmente riescono ad anticipare, a costruire gli scenari futuri. E oggi partiremo in buona sostanza con una prima connessione, con un dialogo molto importante con Santina Giannone. Santina Giannone, che è la CEO di Reputation Lab, che è un'agenzia che si occupa di comunicazione e di reputazione aziendale. E con Santina Giannone, che fra poco vi presenterò, parleremo di questo tema che loro hanno presentato sul blog, sul sito di Reputation Lab, reputationlab.it, crisi aziendale, 5 consigli per combattere ovviamente la crisi e rilanciare le aziende nella fase 2. Io chiedo alla regia di inquadrare Santina, così possiamo iniziare questo nostro dialogo. Buonasera Santina, benvenuta sulle connessioni. Ciao, ciao e grazie di questo invito. Mi fa molto piacere essere qui con voi oggi. Mi fa piacere per tanti motivi, ma anche perché, insomma, sono riuscita prima di questo blocco a conoscere in parte la vostra regione ed è una regione di cui ci si innamora, insomma. Santina, io grazie, sei molto gentile, e anche, diciamo, anche la Sicilia, la tua terra, è terra di grande fascino, e insomma, l'amore che nasce lì è un amore unico e a volte irripetibile. Ma Santina, con te volevo dialogare appunto sui temi del futuro, iniziare con te questo piccolo festival digitale, questa serie di connessioni digitali per parlare appunto dei temi del futuro. Innanzitutto mi piacerebbe che tu potessi presentarti. Ok, è sempre un compito, diciamo, arduo. Io sono una giornalista che tempo addietro si è innamorata della comunicazione, quando ancora il digitale non era così onnipervasivo come lo è oggi, della comunicazione aziendale, perché ho colto quell'idea di strategia, ma anche di relazione che c'è dietro questo concetto di comunicazione, stare accanto alle aziende, consentire loro, raccontare le loro storie, sviluppando la loro identità, è una cosa che mi ha da subito appassionato. Da allora ho cominciato ormai più di 10 anni addietro a lavorare in questo campo, da qualche anno lo faccio con la mia agenzia che si chiama Reputation Lab e che ha fatto un ulteriore passo in avanti. La comunicazione come diciamo, strumento di costruzione di reputazione, che non è sempre semplice, che non è sempre scontato, ma che è un altro, diciamo, un'altra mossa molto appassionante sullo scacchiere della, diciamo, della comunicazione aziendale. Senti, è chiaro che lo scenario che abbiamo di fronte cambia inevitabilmente anche le regole del gioco, perché una crisi aziendale di questo tipo, una crisi, diciamo, economica di questo tipo non si era mai vista, soprattutto per questa ragione, per una ragione sanitaria che apre inevitabilmente a nuove norme, nuove regole, nuovi comportamenti, nuovi modi anche di comunicare, di raccontare le aziende e quindi far accrescere la reputazione. Sul sito Reputation Lab, tu hai fondamentalmente elencato 5 consigli per la fase 2. Innanzitutto, Santina, solo 5? No, sono 5 più 1 lì, sono 6, ma in realtà, diciamo, ognuno deve fare tesoro di quello che sta attraversando. Il primo di cui parlo è proprio questo, non dare nulla per scontato. Se molti sono entrati dentro questa crisi, bene o male tutti siamo entrati all'interno di questa crisi, pensando che era solo una questione di tempo, era solo una questione di contare i giorni e che c'era da avere pazienza, ne saremmo usciti più o meno ammaccati, ma da un certo punto di vista come ne eravamo entrati. In realtà in questo momento la
richiesta che ci fa il nostro tempo è di ripensarci. Stiamo vivendo un momento in cui le aziende stanno ripensando le loro linee di produzione, stanno ripensando i loro modelli di business, stanno ripensando i loro canali di comunicazione, stanno veramente attraversando un momento di grande opportunità, e non lo dico con retorica. È chiaro che nessuno è felice e frizzante in questo momento, ma è anche vero che chi sa cogliere le opportunità si porterà avanti, perché inevitabilmente il mercato subirà una pulizia, purtroppo con la scomparsa di tante piccole e medie imprese, o anche di chi non sarà in grado di ripensarsi. Chi lo saprà fare invece nei momenti a venire avrà un grande vantaggio competitivo. Ovviamente da questo punto di vista il digitale, il racconto, ma anche appunto il posizionamento, il marketing grazie al digitale può aiutare tantissimo non solo a velocizzare i tempi, ma anche ad ampliare la platea di clienti, potenziali clienti interessati ai prodotti appunto che vengono promossi e appunto comunicati. Partiamo però ovviamente dal primo punto. Il primo punto, dicevi, è non dare nulla per scontato, prendi questa occasione per rinnovare il tuo business. Sì, ma come, Santina? Ognuno deve, c'è una vecchia, diciamo, un vecchio aforisma inciso sul frontone del Tempio di Delfi, che diceva: Notis auton, conosci te stesso. Chi entrava lì dentro a fare una domanda alla pizza, fondamentalmente aveva già una risposta. La risposta è nella domanda: conosci te stesso. Le aziende oggi si stanno riscoprendo capaci di fare cose che non avrebbero pensato di fare in altri momenti. Vi faccio un esempio su tutti. Banalmente, oggi tutti pensano di aprire un e-commerce perché abbiamo visto che il digitale è quello che resta, è quello che rimane in piedi come infrastruttura comunicativa e anche relazionale. Solo chi però ha costruito, e questo è un altro poi dei consigli che do successivamente, una piattaforma di relazione con i propri utenti, oggi può godere di una condizione che gli consente di tenere in piedi un e-commerce. Ma stiamo parlando anche di settori che non avrebbero mai pensato di dover sviluppare piattaforme digitali. Stiamo parlando di ristoranti, stiamo parlando di pizzerie, stiamo parlando di attività che di fondo avevano una comunità locale che usufruiva dei loro prodotti e dei loro servizi. È vero che lo stanno facendo in un momento di necessità. Noi stiamo lavorando con alcune pizzerie di, diciamo, grande caratura, che stanno aprendo un e-commerce perché di fatto il loro prodotto è così buono che la base pizza sottovuoto può essere spedita anche altrove e rigenerata poi in forno. Se non ci fosse stata questa crisi, magari quel tipo di attività avrebbe continuato ad avere Siracusa e dintorni, Palermo e dintorni come mercato. Oggi si apre quantomeno l'Italia. Senti, l'altro consiglio che dai è riparti dalla tua USP e rinnovala. USP sarebbe la Unique Selling Proposition, cioè. Sì, detto così sembra una cosa assolutamente difficile, uso Sembra una una parolaccia, ecco, però. parola, cioè, in realtà non lo è, nel gergo dei marketer è l'identità differenziante, cioè quell'aspetto che tu, la tua azienda, avete costruito nel tempo e che rappresenta il tuo significato differenziante. Le aziende non sono abituate a fare introspezione, ci vorrebbe lo psicologo per le aziende, e un po', diciamo, chi fa comunicazione siamo abituati ad assumere questo aspetto così di scavo di introspezione. Tante volte le aziende, immersi nel loro flusso, nella loro storia, non si rendono conto di avere degli aspetti così specifici che possono diventare determinanti nella scelta che fa il cliente. Non parlo solo di, diciamo, caratteristiche magari più visibili come la collocazione territoriale, parlo anche di storia, parlo anche di cultura, parlo anche di cultura aziendale. Alcune aziende sono scelte per la cultura aziendale, per lo stile di comunicazione che sviluppano. Bene, questo è il momento davvero di fare il conto consuntivo non solo della nostra vita personale, ma anche di quella aziendale. L'imprenditore deve riuscire veramente a capire qual è il valore che ha costruito con la sua azienda in questi anni e deve assolutamente puntare su questo per amplificarlo il più possibile. Il terzo consiglio che dai è ascolta il tuo pubblico. Anche su questo, se puoi darci una pillola, un consiglio, anche un esempio pratico, semmai.
E qui casca l'asino, mi verrebbe da dire, appunto. perché quasi sempre quando si intraprende un'attività di comunicazione, l'idea è quella di parlare. Quindi l'attività dell'ascolto non è compresa in un momento di strategia, invece è fondamentale. Ti faccio subito un esempio. Sì. Noi, tu lo sai bene perché sei stato anche ospite. Abbiamo intrapreso durante il periodo di lockdown un'iniziativa chiamata Caffè Digitale, che era a metà tra intrattenimento e formazione. Ogni giorno per mezz'ora su Instagram ci confrontavamo, lo dico per chi non lo sapesse, con degli opinion leader, con chi lavora come te nel mondo dell'informazione e del digitale, per raccontare una porzione, una parte che poteva essere anche formativa. Con te abbiamo parlato di Twitter e di comunicazione politica, abbiamo parlato di funnel marketing, abbiamo Di parlato fake news. di fake news, varie ed eventuali. Nel momento in cui abbiamo deciso di fare una pausa per ricalibrare Caffè Digitale, perché i tempi non erano più quelli del lockdown, non aveva senso un appuntamento quotidiano, ma piuttosto volevamo condensare il senso per esprimerlo magari una volta a settimana con un appuntamento più lungo, anziché immediatamente proporre quello che avevamo in testa, che pure ce l'abbiamo in testa, abbiamo aperto un sondaggio con la nostra community, che abbiamo condiviso sulla nostra pagina Facebook, abbiamo condiviso sul canale Telegram, abbiamo mandato tramite newsletter, abbiamo avuto una sessantina di risposte ad oggi che per noi valgono moltissimo, perché sono 60 risposte di persone interessate che ci hanno regalato 3 minuti del loro tempo, hanno riflettuto su 5 domande e ci hanno dato degli indirizzi, cosa è piaciuto, cosa si può migliorare, quali ospiti vorrebbero, come vorrebbero che fosse confezionato il prossimo caffè digitale. A partire da questo, da questa azione di ascolto, stiamo riflettendo per rilanciare quello che sarà Caffè Digitale oggi. Tutte le imprese possono farlo, di Quindi fatto. questo praticamente è un metodo che si può applicare poi a qualsiasi esigenza, qualsiasi azienda, qualsiasi prodotto appunto uno voglia Più che un promuovere. metodo, ci tendere, cioè, ovviamente un metodo, ma tendere a sottolineare che ovviamente noi abbiamo deciso di farlo col sondaggio perché i nostri utenti sono spesso online, ci possono essere delle mail, delle richieste dirette, delle telefonate. Gli insight oggi e i dati che gli analytics ci danno sono di fatto già un sondaggio per i nostri utenti. La cosa importante è inserire una fase di ascolto nel momento strategico prima di partire con un piano di comunicazione. Perfetto. E ovviamente c'è lo step successivo, l'altro consiglio è di costruire le relazioni. Ecco, Costruire anche qui. relazioni in un momento in cui appunto il distanziamento sociale è un dovere morale e fondamentalmente anche un modo per salvare noi stessi, per salvare gli altri, diventa complicato. Ma da questo punto di vista invece il digitale può aiutare moltissimo. Come? Assolutamente sì. Leggevo in questi giorni il bellissimo libro di Paolo Giordano Nel contagio, che è riuscito Sì. proprio a ridosso della pandemia a scrivere e a restituirci un diario, e c'è una frase che mi ha colpito molto. Il contagio non è solo una malattia nell'ordine della salute del singolo o della salute pubblica, è un'infezione dell'ecosistema delle relazioni. Ecco, questo è un pensiero che ci fa capire come nel frattempo che curiamo la temperatura del mondo e la temperatura di chi ha avuto la sfortuna di incappare in questa pandemia, abbiamo la possibilità forse di mettere il termometro anche a qualcosa che avevamo un po' messo da parte, che sono le relazioni. Torno all'esempio di prima per essere concreta e pragmatica per chi si occupa di impresa. Aprire un e-commerce oggi, che è qualcosa che tutti vogliono fare, non solo comprende un costo e un investimento in termini di infrastrutture, ma comprende soprattutto quello di avere un pubblico a cui parlare, perché è come se tirassimo su la saracinesca di un negozio e quindi dobbiamo costruirci il nostro pubblico. Anche questa purtroppo è una fase che viene data molto per scontata, come se aprire una pagina Facebook, mandare non so, un messaggio potesse immediatamente costruire una relazione. Io vorrei sollecitare tutti gli imprenditori a fare distinzione nella loro testa tra quella che è un'interazione. Ed è uno scambio dove io e te ci incontriamo, scambiamo due parole o ci scambiamo due mail, e
E quello che è una relazione, che invece è una interazione continuata e ripetuta nel tempo che focalizza attorno a certi temi. Se continuiamo a lavorare sulle interazioni, io ti vendo qualcosa, ti raggiungo per dirti che sono il più bravo di tutti, che la Sicilia è la regione più bella di tutti, che i miei prodotti ti risolveranno tutti i problemi. E non lavoro invece sul tema della relazione, cioè della conoscenza reciproca e del capire come i miei servizi possono realmente migliorarti la vita, beh, abbiamo ancora tanta strada da fare. Il digitale non è la panacea di tutti i mali. Senti, a proposito di costruire una relazione con il proprio pubblico di riferimento, con la propria community, su Reputation Lab voi avete analizzato fin da subito quali sono state le reazioni dei grandi brand, delle grandi aziende fondamentalmente al lockdown, no? Ai primi giorni del lockdown. Ci sono tanti esempi. Tu parli di McDonald's, della Ceres, vedo anche di Lonely Planet. Ecco, quella è stata una risposta che queste aziende, altre aziende, anche la TAFO, la famosa TAFO, hanno saputo dare. Oggi però che siamo in fase 2, che tipo di messaggio bisogna comunicare ai propri clienti? Ecco, questa è una bella domanda perché di fatto non esiste una risposta, nel senso che Esatto. stiamo cercando tutti di capire qual è il messaggio. La cosa su cui sicuramente qualunque azienda deve lavorare oggi è il tema della sicurezza e non può farlo in termini pubblicitari o propagandistici. Un ristorante che deve riaprire, plexiglass sì o plexiglass no, poco importa qual è lo strumento che sceglierà, deve comunque oggi riuscire a far sentire chi arriverà da lui, nella sua attività, sicuro. Questo è un tema di fondamentale importanza che io credo potrà fare la differenza tra la sopravvivenza o no di qualche azienda, perché tutti abbiamo voglia di riprendere la nostra vita in mano, tutti vogliamo tornare al cinema, al museo, ma nessuno vuole che riparta il contagio, perché Chiaro. siamo consapevoli che se riparte il contagio forse non ci rivedremo neanche a Natale, probabilmente per farci gli auguri, e soprattutto nessuno chiaramente vuole fare un percorso di dolore, di sofferenza come quello di chi ha subito la malattia. Per cui Senti, sì, e la sicurezza è quindi fondamentale. giustamente, insomma, è chiaro. L'ultima domanda, anche perché poi, insomma, ci abbiamo verso le conclusioni di questa mezz'oretta di connessione. Pensa laterale e conquista nuovi spazi di mercato. Questo è, diciamo, uno dei consigli che voi date, poi ovviamente ne date l'ultimo, che costruisce un piano di reputazione aziendale. Ma pensa laterale, che vuol dire? Pensa laterale è un, diciamo, un mantra che mi piace molto. I nostri pensieri hanno una direzione predeterminata. Noi pensiamo di essere, scusate il gioco di parole, aperti a molte possibilità. In realtà la nostra mente ha delle regole, delle trappole in cui incappa in maniera naturale. Ci siamo evoluti così, i famosi bias. Basti pensare a quello dell'attenzione selettiva. Io presto attenzione a ciò che mi interessa di più o a quello che mi fa, diciamo, propendere per una verità che sia più consona alle mie aspettative, diciamo, al gruppo per cui io faccio il tifo piuttosto che a un altro. Parlo di politica, parlo di calcio, parlo di sport, parlo di qualunque cosa. O di Pensare alla vaccini o di plasma. Esatto. Vuol dire rompere gli schemi, riuscire a uscire da questa circonferenza che il nostro cervello ci mette attorno, da questa bolla dentro cui siamo. Ti faccio un esempio molto pratico. Ieri parlavo con un'amica che ha un'agenzia di viaggi che si occupa di turismo e capirai bene che era distrutta e che diceva: io non so davvero cosa fare, perché di fatto io vendo servizi, io vendo viaggi, non si può viaggiare, quindi cioè, che pensiero laterale vogliamo fare in questo momento? Quindi prendo un esempio estremo. È vero, la cosa da cui partire però non è quello che facevi prima di questa pandemia, è il bisogno a cui tu rispondevi. Il bisogno del viaggio, che è il bisogno di conoscere, esplorare, evadere, essere intrattenuti, è un bisogno che in questo momento non potrà trovare la stessa risposta, e quindi quella di fare un viaggio fuori dalla propria terra. Dovrà comunque trovare delle altre risposte, perché questo bisogno non si è fermato e non si fermerà. Leggevo ieri sul Sole 24 Ore un articolo che parlava dei cammini territoriali.
il viaggio riparte dai cammini cittadini e dai cammini territoriali organizzati in funzione di esperienza. È chiaro che in termini di fatturato, in termini di fatiche, sarà tutt'altra storia, però l'importante è riuscire a pensare sempre per bisogno, risposta al bisogno. Usciamo fuori dall'idea dei pacchetti o dal seminato di quello che abbiamo fatto finora. C'è tanto terreno da conquistare. L'ultimo consiglio, ovviamente il sesto, che però valeva bene anche prima della pandemia, costruisci un piano di reputazione aziendale. Allora io ti chiedo, va bene, ma da dove si inizia? Anche questa è un'operazione complessa, ma è un'operazione complessa soprattutto nella sua pianificazione. Oggi siamo abituati a immaginare la reputazione aziendale come la somma dei like, delle recensioni che abbiamo online. Niente di più sbagliato, quella è solo una parte minima di reputazione. Costruire un piano di reputazione aziendale, che è fondamentale perché è quella cosa che ti permette di sopravvivere alla crisi e di sopravvivere a crisi non solo personali, ma anche come questa globale, significa rivedere tutti i settori, dal marketing alla comunicazione. Settore fondamentale, ad esempio, è quello di relazione di customer care del cliente. Lì la reputazione aziendale ha un'importantissima funzione. Quindi significa aprire una mappa, fare una cernita dei propri stakeholder, dei propri che non sono solo i clienti, sono Certo. tutti coloro che hanno a che fare o che potrebbero avere a che fare con noi, i fornitori, le associazioni territoriali, la stampa, le istituzioni, e cercare di capire come comunicare a ciascuno di loro, ma soprattutto come evidenziare quella USP che abbiamo detto prima, quel valore differenziante che si fa reputazione. Insomma, questi sono i cinque consigli che Santina Giannone, CEO di Reputation Lab, dà. Per superare questo, per avviarci, diciamo, a vivere meglio questa fase 2, sperando che appunto non diventi di nuovo una fase 1, ma che ci porti agilmente verso la fase 3, ovviamente incrociamo le dita. Sentiamo, c'è un grande tema. Il grande tema è relativo anche ai territori, al racconto dei territori. Si fa un grande parlare del ritorno ai borghi. La tua Sicilia o la nostra Basilicata sono regioni in cui diciamo, i borghi sono da sempre dei gioielli da mostrare e appunto da raccontare, che amiamo raccontare. Però anche da questo punto di vista forse si può lavorare per una reputazione territoriale. Allora, questi cinque consigli si possono adottare anche appunto ad una comunicazione, ad un marketing territoriale? Assolutamente sì. Le attività che fino ad oggi hanno vissuto di turismo e che hanno vissuto bene il turismo, oggi hanno un grande compito, una grande missione. Chi è più avanti ci ha già pensato e ci sta già lavorando, con alcuni clienti stiamo già lavorando in questo senso, però è una cosa che devono fare tutti: costruire un rapporto con la propria comunità territoriale, perché spesso i posti molto turistici vivono soprattutto nella bella stagione di turismo straniero o di turismo che proviene da altre regioni, un turismo che di fatto in questo momento è azzerato e non serve a nulla continuare a piangere sul latte versato e a fare i paragoni sui fatturati dell'anno scorso, perché non sono un paragone possibile. Quello che tutte le attività che lavorano col turismo e col territorio in generale devono fare è costruire, se non l'hanno già fatto, o rafforzare tutti i rapporti di relazione con la propria comunità locale, perché di fatto un ristorante, un bar, delle attività di servizi avranno come interlocutori, come clienti, i cittadini di quel territorio, dove per territorio intendo regionale quantomeno in maniera allargata. Quindi questa è un'assoluta necessità che serve a ripartire. Io ovviamente farò tesoro dei tuoi consigli e sicuramente anche la community di Ufficio Stampa Basilicata farà tesoro dei tuoi consigli, ma per poter leggere tutti questi approfondimenti, per poter conoscere qualcosa in più e magari se c'è qualche azienda che è interessata, per poter entrare in contatto con voi, con Reputation Lab e con te. E sul nostro sito trovate ogni settimana degli aggiornamenti nuovi, ogni lunedì aggiorniamo il nostro blog,
Per chi volesse avere qualche anteprima può iscriversi alla nostra newsletter, sempre sul nostro sito, in modo da seguire tutti gli appuntamenti. Siamo una community molto, molto ampia, abbiamo fatto delle attività di formazione e continueremo a fare delle attività di formazione per gli appassionati del digitale e per gli imprenditori, quindi oggi ci sono tutti i canali e i modi per non perdersi di vista. Senti, secondo te questa moda delle dirette continuerà ad andare avanti oppure ci sarà un rifiuto? Bah, io credo che come tutte le cose, only the brave, no? Quindi solo i contenuti di valore, perché dietro un appuntamento come questo, un festival online come quello che stai facendo tu, c'è tanto lavoro, quello che si vede Certo. davanti è solo appunto il front-end. Solo chi ha qualcosa da dire davvero si costruirà nel tempo una community. Tutto il resto fa parte di quelle meteore che ricorderemo per questa pandemia. Speriamo di ricordare solo queste meteore. Grazie Santina Giannone. Io Ciao. ringrazio tutti i nostri amici, follower della community di Ufficio Stampa Basilicata. Vi diamo appuntamento fra qualche giorno. Parleremo di eventi, appunto, di organizzazione di eventi dei grandi brand con un esperto del settore, Lucano. E poi settimana prossima ci occuperemo di sviluppo territoriale con un giornalista del TG1. Intanto grazie e buona continuazione. Ciao a tutti!